In questi giorni sul gruppo Writing Way Lab, il gruppo Facebook, dove affrontiamo numerose tematiche legate alla scrittura, ma anche numerosi esercizi per metterci alla prova, ponevo questa questione. Chiedevo praticamente, scrivereste, con la certezza di non essere pubblicati? Le risposte sono state, diverse, sono state varie. La maggior parte delle persone ha risposto sì. Scriverei in ogni caso, invece tante altre persone hanno detto assolutamente no, un po' perché la fatica dello scrivere deve avere un obiettivo ben chiaro e altri perché insomma la pubblicazione è la prospettiva, è l'obiettivo principale o dovrebbe essere o in molti casi lo è della scrittura. Altre persone hanno detto sì, scriverei anche senza essere pubblicato ma non senza essere letto. Perché ho posto questa domanda? Intanto perché lo scorso weekend ho partecipato al Simposio Nazionale degli Studi Autobiografici ad Anghiari, sede della Libera Università dell'Autobiografia, con cui sono onorata di collaborare. Veniva posto questo quesito: quando una scrittura è molto personale, quando una scrittura è molto intima, perché viene pubblicata? Perché si ha questa necessità? Si faceva riferimento in particolare a un testo di Philippe Forest, grande autore ma anche grande critico letterario francese che è stato ospite al simposio. In particolare si faceva riferimento al suo testo intitolato Tutti i bambini tranne uno, dove racconta la malattia e la morte della figlioletta, della piccola figlia, venuta a mancare all'età di 4 anni. Quindi è un testo molto forte in cui lui racconta la sua esperienza e quindi ci si domandava, ma in questi casi dove sta la necessità di pubblicare? Non entro nel merito del discorso che è stato fatto perché questo testo in realtà non si ferma alla storia autobiografica, ma la trascende, rientra poi nella poetica e nell'esperienza di ricerca letteraria di Forest. Ma pongo comunque la questione. Io personalmente, siccome poi alcune persone mi hanno chiesto ma perché questa domanda e da che cosa nasce? Nasce perché me la sono chiesta tante volte. Penso che giustamente chi fa scrittura creativa, chi fa romanzi, chi fa saggistica, debba necessariamente pensare a quello. La pubblicazione è quello che poi dà valore a un lavoro, quindi mai demonizzarla. Io penso che sia l'aspirazione, debba essere l'aspirazione di chi scrive. Discorso diverso è il nostro rapporto con la scrittura. Non tutti scriviamo per le stesse ragioni. Non tutti scriviamo con lo stesso fine, quindi, soprattutto quando parliamo di scritture autobiografiche, di scritture molto più intime, normalmente non si pensa neanche alla pubblicazione perché la scrittura ha un'altra importante finalità. Penso che la pubblicazione sia sempre legittima e sia nei pensieri dello scrittore. Penso però che il vero amore per la scrittura trascenda anche la pubblicazione. E quando è così connaturata in noi, quando è così parte della nostra espressività, è chiaro che non se ne possa fare a meno, al di là di tutto quello che può essere la pubblicazione o meno. Quindi distinguiamo sempre la scrittura, diretta a un pubblico, che quindi deve avere tutte delle caratteristiche, e la scrittura per noi stessi, che non sempre ha quella strada, quel cammino, può averla, ma non è quella la sua natura. Personalmente, penso che, anzi, certamente, scrivo e scriverei anche senza quell'obiettivo, perché con la scrittura mi metto costantemente in analisi, mi metto costantemente in prova, mi miglioro, mi riconosco. Certo che comunque l'esperienza va fatta, non potrei venirvi a parlare di un percorso di pubblicazione di libri se a mia volta non l'avessi fatto. Nel mio caso, avendo fatto anche l'editore, ho toccato con mano che cosa significhi per gli autori pubblicare un libro e come si svolga tutto questo iter. Quindi l'esperienza per chi poi ne vuole parlare e vuole dare indicazioni è fondamentale. Però a livello personale, ecco, devo dire che è
così connaturata alla mia vita la scrittura che mi sarebbe personalmente indifferente pubblicare o meno, professionalmente no, tanto è vero che ho un paio di libri in cantiere per il 2020 e quindi in realtà sto lavorando per questo obiettivo. La cosa però importante da dire è che quando lavoriamo per questo obiettivo dobbiamo lavorare al meglio. Quando pensiamo che il nostro testo andrà nelle mani di un pubblico, allora noi dobbiamo fare tutto il possibile perché questo testo sia fatto bene, sia, diciamo, abbia tutti gli aspetti curati, sia un testo che abbia un grandissimo rispetto per il lettore, quindi sia un testo di qualità. Poi per il resto, come ho detto tante volte, per me e credo per tante persone, scrivere è vivere. Oggi, guardate, oggi addirittura anche la maglietta, quindi insomma, più di così non si può. E come sempre, quindi, che cosa volete che vi auguri? Una buona, buonissima scrittura.